Quest'anno il tema dei millennials nasce dall'esigenza di poter condividere con il nostro pubblico quello che è un sentore legato ai giovani, che sono coloro i quali sono nati fra il 1981 e il 1996, di cui si è parlato davvero tanto. Si è parlato di bamboccioni, si è parlato di ragazzi che hanno voglia di fare, ragazzi che però sono nati in un'epoca in cui sono cresciuti con dei genitori che magari li hanno tutelati fin troppo, gli hanno comprato tutto quello che potevano comprargli e forse non li hanno preparati a quello che poi sarebbe stata la vita reale che si sono poi trovati davanti. Si sono diplomati, si sono laureati, avevano una gran voglia di partire e di fare e quando era il momento di decollare si sono trovati a terra perché ovviamente c'è stata la crisi, posti di lavoro molto ridotti e quindi una grande problematica nel poter partire, nel potersi inserire nel mondo del lavoro. Quindi abbiamo visto molti laureati a dar via dei panini al McDonald's. Come si gestisce oggi un passato generazionale in azienda di successo e come si fa a far dialogare due generazioni molto distanti? Beh, innanzitutto ci vuole da entrambe le parti una grande maturità, quindi non solo dalla parte che si presuppone che già ce l'abbia, quindi il genitore, ma anche dalla parte del figlio, di essere meno figlio e meno genitore, ma più imprenditore. Quindi da ambo le parti bisogna togliersi un po' il ruolo di famiglia ed entrare nel ruolo professionale. Dall'altra parte bisogna capire da entrambe le parti, da parte dell'esperienza e quindi capire tutte le informazioni degli anni passati e dall'altra parte l'innovazione, il futuro e quindi se c'è questo connubio di esperienza, futuro e innovazione, io penso sia un ottimo passaggio. Come sono questi millennials? Ma sono estremamente interessanti, io li vedo con grande positività. Ho lavorato, lavoro con dei millennials, ho cofondato un'azienda con loro e devo dire che al di là di tutti gli stereotipi e i luoghi comuni su questa generazione ci vedo un grandissimo potenziale. Oggi le aziende stanno vivendo un conflitto generazionale come non si è mai vissuto prima. Sicuramente da parte dei millennials e dei giovani c'è il sapere e da parte dei veterani e dei senior c'è il saper fare. Ecco, queste due generazioni non devono essere in conflitto, devono capire che una può apprendere dall'altra e solo se mischiamo il sapere col saper fare allora possiamo ottenere il meglio. Credo che il passo verso la generazione deve venire dai senior, devono essere i senior più aperti e cercare di includere, di non guardarli con diffidenza semplicemente perché sono diversi e cresciuti in un mondo diverso e cercare proprio di carpire il loro sapere e portarli a bordo perché se no si resta su posizioni distanti e le aziende perdono la potenzialità di aggregare due competenze fondamentali oggi. Qual è l'identikit del millennial acquirente e soprattutto perché compra? Allora, il millennial acquirente è un personaggio tradito, tradito dalla famiglia, tradito dalle istituzioni, tradito dal marketing. Il millennial ha pagato lo scotto purtroppo della grande crisi, quindi diciamo che l'assenza di denaro in banca, comunque la scarsa possibilità di acquistare beni, ha fatto sì che corresse un po' i ripari. Quindi il millennial è orientato all'economia del non possesso, quindi è quello che utilizza i servizi di car sharing, è quello che fa tutta una serie, insomma, di scelte d'acquisto che non vedono appunto il possesso di beni materiali. In compenso cerca esperienze, cerca emozioni, rimane fedele ai brand che comunque sono in grado di mantenere nel tempo una certa coerenza con i propri valori, perché il millennial ha bisogno di identificarsi in questi valori. E è un tipo di acquirente abbastanza scaltro, che cerca tantissime informazioni, che ama condividere anche queste informazioni per far sì che anche gli altri possano essere, diciamo, un po' ricevere degli endorsement in fase di acquisto, come per dire guarda, sì, effettivamente vai, puoi fidarti. Quindi diciamo che è un consumatore che ha un po' come leva determinante la fiducia.